Di nuovo il più cordiale, ben interconnessi naturalmente sulle piattaforme virtuali, si dice virtuali ma sono pure reali a livello informatico, quindi su qualsiasi motore di ricerca voi scriviate Roberto De Angelis con la doppia S RDA Radio 1, apparirà questa radio che è del circuito di Spreaker, si scrive Spreaker con la K. Scrivendo Stefano Tini Stapp Radio apparirà Stapp Radio, che è l'altro canale di Spreaker che fa parte di questo piccolo, grande, magico consorzio radiofonico che racchiude ben 29 emittenti. Io poi devo mantenere fede al patto già dato che una volta dovrò dedicare 5 minuti soltanto alle radio che sono consorziate senza fare programma, per ringraziare veramente tutti di cuore della collaborazione. So che in questo istante si è connessa Niceto Radio Web TV di San Pier Niceto di Messina, Radio 7 Folk Sud di Reggio Calabria, salutiamo Radio Scia in provincia di Alessandria, da Udine Marco Puzzolo con Radio Adio Audio Radio, Friuli Venezia Giulia Nord-Est, tutto il gruppo Mosaico Radio capitanato da Manuela Fastini, che ho qui con me in regia, che mi sta coordinando, mi controlla, mi censura. Poi dopo l'esploa di ieri sera a Gold TV in Orazzi e Curiazzi di Antonio De Bartolo ha detto stavolta mi metto con la bacchetta, ma io non penso di aver fatto nulla di trascendentale, ma ha detto no, ho tenuto di mira te, l'altro signore e quei due ragazzi, ma che avremmo fatto di tanto speciale? Io lo vorrei sapere proprio da lui. Umberto Liberti, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti, ciao Roberto. Allora, ben risentito dopo averti visto ieri sera, praticamente ho fatto un nuovo itinerario per andare in televisione, diciamo che ci siamo arrivati tranquillamente con un orario molto ben comodo, però rivedendo le immagini che Antonio De Bartolo ha pubblicato pochi istanti fa su YouTube, veramente eravamo agitati, agitati nel senso buono del termine. Poi forse il calore giallorosso che ci imprime nel nostro cuore e nella nostra anima la Roma aveva fatto effetto. Noi non siamo così, Roberto, noi tifosi della Roma siamo così legati, siamo molto calorosi, anche se ci sono altri pubblici calorosi come il nostro, ma a noi mi sembra che siamo un po' più particolari, insomma, più caldi. Poi venivamo da una grandissima esibizione della nostra squadra, quindi non potevamo non essere soddisfatti. Oh, a proposito, per Umberto Liberti c'è una domanda da parte di Raffaella, perché ogni tanto io devo vedere anche il forum, che chiedo scusa se qualche volta lo lascio per mancanza di tempo, oggi dobbiamo correre perché poi ho un turno di servizio dalle ore 18, per cui un'edizione leggermente più ridotta. Allora, Raffaella voleva sapere da quanti anni fa radio Umberto Liberti, io rigiro la palla al diretto interessato. Ma che faccio proprio radio, che sono ospite, insomma, che partecipa alle trasmissioni, sono diciamo una decina di anni, non tanto insomma. Anche perché mi si dice che la scioltezza di dialogo che possiedi non è uguale agli altri, però questo fa parte anche magari diciamo così della persona umana, no? Perché se ci troviamo bene in sintonia umana, poi è chiaro che il discorso sulla Roma ne trae solo beneficio e vantaggio. Questa scioltezza va bene, io ti ringrazio del complimento, lo considero un complimento senz'altro, ma ecco così, bisogna anche come dire, partecipare alle trasmissioni, parlare più spesso, informarsi e tante altre cose per arrivare ad un livello buono come il tuo, per esempio, Roberto, come il tuo. Io ti ho sempre detto e ti ho sempre ammirato come conduttore e come espositore di concetti. Come espositore di concetti, vabbè, esatto. Che quando svolgo questo ruolo purtroppo poi non posso dare il mio di commento personale, però fa parte del gioco, mi sembra logico, cioè, se io sto facendo il conduttore non posso scendere in campo e schierarmi con una o con l'altra parte, poi quando faccio un piccolo editoriale è chiaro che lì do sotto. Antonio De Bartolo,
Antonio e Bartolo con la trasmissione Orazzi e Curiazzi, secondo te ha qualcosa di particolare rispetto ad altre trasmissioni, lasciando stare che lo conosciamo benissimo, che è un nostro amico, che siamo volentieri ospiti suoi e via discorrendo. Però io noto in lui che c'è forse una carica in più a livello emotivo, a livello emozionale, che fa apparire lui molto più autentico di altri che rimangono leggermente ingessati. Perché poi qui mi scrive, per esempio, sempre Raffaella, ma quello così, 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 chiaramente sto mettendo i puntini sospensivi. Allora, carissima amica, De Bartolo, io l'ho avuto ospite anche in diversi illustri passati per tematiche molto più gravi, sulla salute umana. Sulle malattie purtroppo non curabili ed era tutta un'altra persona. Questo però è un personaggio, e qui rientriamo nel calcio. Brioso, che serve a dare brio al calcio? Se no sembra di stare a fare una lezione di matematica o di letteratura italiana. Che ne pensi? Certo, lui è un particolare conduttore, ha tutta una sua filosofia, un suo modo di fare che comunque piace. E io sono stato sempre contento di partecipare alla trasmissione, anche se qualche volta diciamo si va un po' più non sul tecnico che a me piacerebbe ascoltare di più, magari si fa un po' più di, come dire, un po' più di intrattenimento, ecco, però a lui riesce benissimo l'una e l'altra cosa, è una persona che comunque ci si può stare tranquillamente insieme e genuina, ecco, una persona Certo. genuina, senz'altro. E quando la persona poi non è ipocrita, tu convieni con me che si sta veramente bene insieme, no? Esatto, Roberto. Oh, Ecco, è proprio così. poi stando a vedere gli indici di gradimento, ovvero sia i risultati delle trasmissioni sportive di ieri sera, qui la tecnologia ha fatto passi da gigante. Anche ieri sera Antonio De Bartolo su Gold TV e Guglielmo Timpano su Teleroma 56 hanno letteralmente spopolato. Perché? Rivedendo le due trasmissioni in parallelo, anche Timpano adesso è diventato che ha dei momenti comici di divertimento, di risate, si prendono in giro fra romanisti e laziali e via discorrendo. Allora, fosse proprio questa la formula idonea per poter vedere gradevolmente una trasmissione di calcio di giovedì sera? Perché io ti posso dire tranquillamente, per esempio, mia moglie alla larga è tifosa così del calcio in linee generali. Però quando si mette a vedere Orazzi e Curiazzi, ha detto: mi faccio veramente quattro risate perché quell'uomo è imprevedibile, potrebbe fare cabaret a 360 gradi, non è secondo a nessuno. E anche a me, che non piace sentire parlare di pallone, mi ci diverto un mondo a sentire lui con i suoi ospiti, le battute, gli sguardi, te cionco, non te cionco e via discorrendo, no? Cioè, forse è proprio questo il segreto che ha catturato molto più persone degli sportivi fissati solo sul raddoppio delle diagonali e dei fuorigioco, magari. Sicuramente, sicuramente, come ripeto, guarda, è un personaggio, cioè una persona che magari il personaggio può sembrare un po' riduttivo, è una persona cordiale e vera, ecco, e con le persone cordiali e vere si va comunque sempre d'accordo, ecco. Oh, veniamo invece adesso, carissimo Umberto Liberti, alla Roma. Una Roma che è uscita vittoriosa dall'incontro con la Juventus. Poi voglio sentire da te pure questa favola del biscottato che stanno facendo girare a più non posso, chiaramente, su questa partita. E adesso abbiamo Chievo-Roma. Chievo-Roma, c'è una situazione che non ci è piaciuta già con gli altri ospiti che abbiamo avuto. Allora, di solito le ultime partite si giocano tutte in contemporanea. Qui invece domani abbiamo l'apoteosi perché alle 18 la Roma. Il Napoli alle 20:45 saprà come dovrà impostare la sua partita, soprattutto se la Roma avrà battuto il Chievo oppure no. Ma di rimbalzo, domenica pomeriggio, la Juventus potrà regolarsi su come giocare contro il Crotone. Mettiamo l'ipotesi peggiore, attenzione alle ipotesi, che perdesse, Ipotesi, ipotesi. ipotesi, sia il Napoli che la Roma,
alla Juventus un punto e campione d'Italia. Nel caso invece che Roma e Napoli vincessero come è, diciamo, prevedibile, la Juventus dovrà ingranare il turbo. Chiaramente c'è un dislivello tecnico-tattico contro il Crotone immenso. Io non lo so se il Crotone sarà Davide contro Golia domenica pomeriggio, ci credo molto poco, però potrebbe anche accadere. Come la vede Umberto Liberti? Innanzitutto che queste partite sono state sfalsate, ognuno ha un orario, e poi se tutto previsto, cioè che vinceranno Roma, Napoli e Juventus, il campionato si chiuderà con domenica pomeriggio. Sì, purtroppo è così, purtroppo i numeri sono questi, Roberto, e il mio rammarico è che, ecco, ci siamo ridotti alle ultime due giornate a sperare in qualcosa che potrebbe accadere, ma che non potrebbe accadere, siamo allo stesso livello, però ecco, il calcio è questo, pallone tondo, come si dice sempre, di qua di là. Noi comunque da parte nostra dovremmo fare e dobbiamo fare il nostro, senza guardare a destra e a manca quello che succede. E quello che verrà, verrà chiaramente, però diciamo le speranze per un finale diciamo scoppiettante, come si potrebbe augurare il tifoso romanista, ce ne sono veramente poche, diciamo, via, purtroppo. Purtroppo sì. Un saluto a Michelangelo che mi dice ospiti De Bartolo, ospiti Virgilio, ospiti Polifroni, ma chi sei? Non sono nessuno, io ho soltanto un piccolo onore che mi pregio avere, essere una specie di Svizzera radiofonica. Qui parlano tutti, esprimono i loro pensieri, le loro idee, io non ce l'ho contro nulla e nessuno. E sono onorato se stamattina in una trasmissione giallorossa qualcuno ha sparato contro questa web radio. Fa parte del gioco. Noi andiamo avanti per la nostra strada, non critichiamo gli altri perché ognuno esprime la propria opinione, il proprio pensiero, e andiamo avanti per la nostra strada. Tornando a noi, ti chiedo scusa, ogni tanto qualche piccola freccetta avvelenata la devo mandare, no? Perché quando sento la gente che neanche ci conosce, tra parentesi, no? Perché ti conosco a livello umano, già posso permettermi un giudizio più preciso. Nemmeno so chi sei, se sei un alieno, un essere umano, un robot, chi sei, ti permetti certi giudizi, insomma, vabbè, lasciano il tempo che trovano. Allora, ne parlavamo ieri sera. Bravo. È giusto, Roberto, ne parlavamo ieri sera, appunto, insomma, l'educazione prima di tutto quando si interviene in trasmissioni. Anche perché ieri sera che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto noi potremmo parlare tranquillamente anche con due tifosi della Lazio, ragionare sulla partita, magari ci sta anche un pizzico di sfottò civile tranquillo, perché come dicevi benissimo in macchina te, anni e anni fa quando c'era il derby, romanisti e laziali stavano insieme. Bravissimo, esatto, io l'ho vissuto quei tempi ed era così. Come quando io ti dissi ieri sera, ti ho detto, dico guarda, poi chi vinceva, bisognava aspettare se vinceva la Roma o la Lazio, chi perdeva pagava la pizza, lo posso dire perché non c'è più, Dazi Cesare a Via Tordeschiavi, nel quartiere romano di Centocelle, bei tempi. Oggi ti permetti una cosa di più, non si sa come va a finire, ma è così brutto la vita oggi, cioè se il calcio è lo specchio dei tempi, la vita è così brutta che non ha più valori, secondo te? Ma ci hanno comunque diviso, non so che cosa è successo, ma ci hanno diviso, e noi abbiamo dato il fianco a dividerci, perché in tutti gli stati dove si giocano i derby, purtroppo è così, non c'è più quella armonia che c'era una volta, tutti divisi e tutti arrabbiati, ecco, diciamolo. Ma non va bene così, perché dovrebbe essere cosa? Un'ora e mezzo di divertimento. Poi è chiaro che ho qui la Cerbera, non posso dire la parolina romana, che ti arrabbi quando hai un arbitro negativo, ecco, ho usato parole italiane, ma sì, beh, certo, credimi certo. Che in Curva Sud ne uso altri di termini. Guarda, Roberto, quando si sta, quando sto allo stadio anche io sono leggermente diverso. E allora, però, a parte l'arbitro negativo che ci può stare, però il lunedì noi torniamo a lavorare con tutti i problemi del mese di far campare decentemente la famiglia, che ci pagano poco, che il contratto è fermo, esatto, e via discorrendo. Esatto. Per cui questo deve essere un attimo di divagazione. E poi, se siamo sportivi,
E c'è l'avversario che gioca meglio della nostra Roma, no? Che regalano la partita, attenzione, che gioca meglio. E la superiorità degli avversari ogni tanto si dovrà pure riconoscere o no? Si deve applaudire sicuramente, si deve applaudire l'avversario più forte, però oggi purtroppo siamo portati tutti, io parlo tutti, a vedere l'inganno, a vedere il sopruso, a vedere la cosa che non va, che va fatta, che fanno magari alla nostra squadra, e da lì nasce tutto il meccanismo di rabbia, di, diciamo, non vorrei usare una parola brutta, però insomma c'è questo contrasto forte, insomma, che si Che sente, non va assolutamente ecco. bene. Non va assolutamente bene, Allora, bravissimo chiudiamo la Roberto. parentesi sulle fandonie per quanto riguarda sto biscotto Roma-Juventus. Allora, mettiamo il caso per un attimo che fosse vero, a parte che scatterebbe l'indagine dell'ufficio inchieste, tra parentesi, ma una Juventus, per come è strutturata, per come è fatta, per come è composta e per chi si ritengono di essere, in positivo e in negativo, accetterebbe di farsi umiliare 3-1. Casomai finiva 1-0 per la Roma, partita incerta, un gol così e finiva lì. Ma 3-1, anche se fai il biscotto, tu, oh, grande società, non lo accetteresti mai. E poi, possibile che tutte le volte che la Roma vince ci deve essere qualcosa di losco e di misterioso? Perché? Ecco, questa cosa proprio non me la so spiegare, però comunque c'è sempre questa cosa che quando vinciamo noi con delle squadre più forti, diciamo, bisogna riconoscere più forti di noi, c'è sempre un qualcosa che non va, o l'avversario si è lasciato andare, o c'è stato un qualcosa che ci ha favorito a noi. Mentre invece la partita dell'altra sera è stata molto molto chiara e molto lineare. Siamo stati superiori, grintosi e in tutto, e quindi l'abbiamo vinta per bene. Quindi Anche non capisco questa cosa che si ostini a dire la gente, ma però la Juventus stava pensando qua, pensando là, pensando sopra, pensando su. cioè, i meriti nostri non ci sono mai, Umberto, perdonami. Ecco, appunto, è quello volevo dire, bravissimo I Roberto. meriti nostri non vengono mai riconosciuti perché quando abbiamo buttato alle ortiche partite su partite, noi siamo Esatto. a te ancora non è rientrato nella nostra famiglia, però noi l'abbiamo detto tranquillamente, cioè il pareggio contro l'Empoli, per dirne due, il pareggio contro l'Atalanta, oggi pesano come macigni, perché ci sarebbero stati 4 punti di più, 4 punti di più. A quest'ora i signori da Torino non facevano tanto gli smargiassi e i superiori, sarebbero Certo, dovuti stare molto molto attenti. è logico Antonio, è logico, certo. E poi comunque noi abbiamo giocato quella partita con delle assenze, insomma, importanti per noi, e l'abbiamo vinta in quel modo, quindi non vedo e non accetto nessuna critica, guarda, proprio Bravo, non bravo. accetto nessuna La critica. partita sul campo l'hanno vista tutti e nessuno può parlare di combin o di biscotto o di sandwich o di tramezzino, No, che dir no, si no, no, voglia. Tornando io ho invece a noi, visto. tornando Sì, invece a sì, noi sì. quattro di ieri sera. Allora, io sono Sì. Roberto, tu sei Umberto. I nomi dei due ragazzi, ricordiamoli un Ah, attimo. sono Andrea e Mirko. Andrea e Mirko, che E poi Mirko, sì. potrai dire loro che potranno inserirti sulla tua pagina di Facebook, perché stasera pubblicheremo l'insert di questa intervista. A me è piaciuto, Certamente. abbiamo detto Umberto, scusami, perdonami, i nomi dei due Lib ragazzi. Liberti. Sì, no, i nomi dei Ah, due ragazzi. E sono Mirko e Andrea. questa è la mia veneranda età che mi fa scordare tutto. 200 anni No, sono vabbè, avevo capito sparire. male io, No, Roberto, no, avevo no, capito no. male io. Allora, Mirko e Andrea mi hanno catturato, nel senso di stupito positivamente, a parte la passione per la Roma, ma quello è normale, no? Per credere in una favola che forse non avverrà mai, o forse sì, cioè che il Crotone possa portare la sorpresa domenica pomeriggio affinché la Roma si avvicini sempre di più alla vetta. Noi stavamo più coi piedi per terra, ragazzi. Occhio, non vi illudete, non sognate. Mi hanno risposto che sognare non costa nulla, praticamente.
Bravissimo, sì, ma è il carattere del giovane, Roberto, scusami, non è che noi siamo, diciamo, anziani, però diciamo un giovane di quell'età è così come ero io, come lui e come eravamo tanti, insomma. Sognare sì, non costa nulla e bisogna comunque continuare a sognare. Ma ti dirò che anche noi, anche noi, anche io e penso anche tu, in un angolino del E come nostro no? carattere speriamo in qualcosa Io del che cosa ho genere, via. detto? Pur non essendo tifosi, se domenica pomeriggio il Crotone si Ecco. prendesse i 3 punti a Torino, faccio un caos che sembra come se avesse vinto lo scudetto la Roma. Poi lo vincerà di nuovo la Juventus, però un Juventus 0, Crotone 1 è da festeggiare. Mi sembra logico, mi sembra una cosa normale, insomma, bellissima. Come dico, come ripeto, da tanto tempo, come dicono quei ragazzi, non succede, ma se Succede, succede, mamma mia. insomma, andiamo avanti No, così, ecco. comunque hai ragione te perché vedendo il loro entusiasmo, mentalmente sono tornato a quando avevo 20 anni, no? Che ormai sono 100 anni fa, però era lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di sognare, sta Roma che stava sempre soprattutto e soprattutto, magari in età leggermente più avanzata uno ragiona più col piedino per terra. Beh, certo, è questo, insomma, la morale della cosa è questa, insomma, più si va avanti e più si ragiona in modo diverso, ecco, non c'è più quel trasporto, diciamo, proprio cieco, ecco, nei confronti di certe situazioni, allora si ragiona un po' di più, È vero, l'importante è sempre ragionare positivamente, però questo su tutte le Sì, cose della vita, no? sicuramente, certo, eh. Oh, questo modo di sognare, tra virgolette, lo hai trovato pure in tuo figlio quando aveva l'età dei ragazzi che avevamo in macchina? A quell'età sì, adesso è molto, molto, molto più pacato e molto più riflessivo. Anzi, un tantinello, diciamo, un po' più critico di me per quanto riguarda la Roma. E ogni tanto pure io glielo dico, insomma, mi sembra un po' troppo critico, bisogna anche Certo. un po' crederci, no? E comunque lui invece è più forte di lui perché lui vorrebbe chiaramente una Roma stratosferica e una Roma stratosferica Magari fosse. bisognerà attendere ancora un pochino, credo. Magari fosse, magari Certo. quando saremo bisnonni, io spero proprio di no, insomma, Beh, speriamo di vederla, dai Roberto, Oh, speriamo di vederla. invece vediamo anche le note dolenti. Io mi trovo convergente con i commenti di Antonio De Bartolo sulla querela Totti Spalletti. Allora, forse leggermente più distaccato perché dico che Totti si deve rendere conto che ha quasi 41 anni e non può chiedere la luna. Questo fuori discussione. Ma Spalletti, che è un bravo allenatore, forse un più che bravo allenatore, perché l'ha dimostrato, il suo gioco è arioso e quando gli atleti sono in forma non ce n'è per nessuno, non può umiliare e mortificare non il calciatore, l'uomo. Se c'è acredine, allora tu a Roma non ci dovevi tornare. E Totti magari non doveva fare quel tipo di intervista con Maurizio Costanzo, perché sembra un ping pong di frecciate e controfrecciatine che terminerà o con l'uscita delle scene giallorosse di Francesco Totti o di Luciano Spalletti, perché i due insieme, almeno questo sembra dall'esterno, per me non possono andare avanti, anche se Totti prenderà un altro ruolo in società. Come la vedi? Sì, la vedo, sono perfettamente d'accordo con te, Roberto, però ecco, come ne abbiamo discusso tantissime volte, per me un professionista, un vero professionista, sa quando arriva il momento di magari Di chiudere. di lasciare, di chiudere, perché non puoi assolutamente fatti porre in certe situazioni, insomma, perché adesso Spalletti ha sbagliato nel farlo giocare in quel modo, 5 minuti, 2 minuti, è stata un'umiliazione. Ma lui, secondo me, doveva anche prima, ma molto prima, lasciare e dire ragazzi miei, anche perché in allenamento
vista, come sento, vedo che se dicono, raccontano, io non l'ho visto, che lui è molto molto fermo e gli altri vanno a mille, insomma. Beh, anche se lo fai, se lo fai in allenamento, Roberto, figuriamoci nella gara, insomma. Certo. E poi c'è un'altra situazione, caro Umberto, che a me non piace assolutamente. Io non lo so se è Spalletti che dice a Totti di andare a posizionarsi come trequartista. Due anni fa, quando ci tolse le castagne dal fuoco contro il Torino, vincendo e perdevamo, contro la Lazio il derby perdevamo 2-0, fece fare 2-2, però Totti venne inserito dentro le difese avversarie. Allora, uno che non corre, che non ha più quello scatto, però ha una tecnica superlativa, sopraffina, può far male dentro l'area avversari ancora, come ala sinistra di attacco, come ala destra. Se tu me lo metti a fare il trequartista, un mediocre ragazzetto che corre a 100 orari, la palla al signor Totti non gliela fa più vedere. Se deve rincorrere l'avversario, Totti, se l'ha tra i piedi la palla, è chiaro che c'ha il passaggio illuminato. Allora, perché insistere su questa posizione, sia 3 minuti, sia 10 minuti, sia niente? Cioè, possibile che non ci arrivano a capire che Totti in quella posizione non può più giocare, ora come ora? E lì, malignamente parlando, Roberto, penso che Spalletti, sbagliando, secondo me, lo faccia un pochino apposta a fare questa cosa. E io non capisco per quale motivo debba fare questa cosa. Che poi stanno tutto il giorno insieme, diciamo, si parlano, si confrontano, se le diranno queste cose. Perché mi devi umiliare 2 minuti in quella posizione quando io potrei fare qualcosa di più in avanti? Umberto, mi affido alla tua esperienza e alla tua saggezza, ma 7 anni e mezzo fa, ma che cosa è successo? Perché è lì che risale tutto. Sì. Io non te lo so dire, guarda Roberto, non te lo so dire. Perché... continuo comunque a dire una semplice cosa. Un professionista, quando sente che non va, devi lasciare, non c'è niente da fare, perché poi ti esponi a tutti. Dimmi. Scusa se ti fermo un attimo. Allora, un professionista, sì, certo, quando sente che non va più. Abbiamo sentito le ultime dichiarazioni di Totti. Praticamente a me, se mi facessero giocare, io gioco tranquillamente, ancora ho tanta voglia di giocare. Possibile che non si rende conto che ha 41 anni? Vedendolo poi... e all'opera non mi sembra, né a me né a tutto il pubblico, quando entra la gioia è infinita per tutti quanti, certo. Però all'atto pratico si vede che ha una marcia in meno, non una marcia in più, perché gli anni passano, purtroppo, e passano pure per il nostro Francesco Totti. E ricordo... lui, quando subì quell'infortunio, sì, per cui dovettero mettere Viti, Bulloni, veramente lo dovettero meccanizzare, praticamente eravamo tutti esterrefatti, non parlava più nessuno. Poi lì Spalletti si inventò, se non vado errato, il falso 9, qualcosa del genere, e divenne la Roma dei miracoli. Lo ha fatto giocare avanti, dove lui adesso come adesso... ormai non più, però un paio di anni fa lo faceva benissimo davanti, insomma, è molto molto più producente, ecco. Raffaele ci sta scrivendo nel forum in questo istante: se Roma Genoa sarà l'addio di Francesco Totti, vuol dire che rimane sto Toscana, no, fermi con le offese, buoni, rimarrà l'allenatore toscano. Questo toscano, dai. Se invece non fosse l'addio di Totti, vuol dire che questo se ne va via verso un'altra squadra. Sì, prende altri lidi, sì. Certo. Come pensi che finirà, secondo te, Umberto? Ma secondo me, io in cuor mio spero che rimanga Spalletti e che Francesco trovi una situazione lontano da Roma che lo possa, diciamo, accontentare, nel fatto che lui voglia ancora giocare, ancora se la sente, come dice lui, però nel campionato italiano non può più dare quello che lui vorrebbe dare. E allora una visita in qualche altro stato, diciamo, a fare un po' così,
da padrino, da giocatore anzianotto che detta un po', che fa vedere quello che lui c'ha, insomma, che lo fa vedere. Da giocatore esperto qual è, però insomma. con calma, insomma, non con l'assillo del campionato italiano, insomma, che qui quindi non ti fanno muovere. Proiettato in un'altra dimensione calcistica. Credo purtroppo che sia così. In questo caso gli emissari delle squadre di Andrea Pirlo e Alessandro Nesta farebbero praticamente passi da gigante, esatto. Sì. Nota positiva invece, qui entriamo con la squadra in campo. Si era criticato, l'avevamo fatto molte volte anche noi, e io penso ben a ragione, parlare in maniera negativa come giocatore che gioca sul campo, attenzione, questo è sempre da sottolineare, di Leo Paredes, non ci aveva convinto. Forse con De Rossi vicino, non a posto di De Rossi, con De Rossi vicino, Leo Paredes si sente più sicuro, più tranquillo, ed esprime tutto il suo valore. E questa è un'altra gaffe del signore Luciano Spalletti, che ci aveva raccontato qualche volta che Paredes era la sostituzione di De Rossi. Invece i due possono giostrare tranquillamente insieme al centrocampo. Questa è una bella novità che però porterebbe un'altra rivoluzione nella squadra giallorossa, o no? Sì, sicuramente porterà una rivoluzione, però diciamo lo scoprire nell'andare in avanti che questo signore può convivere con un altro giocatore fortissimo come Daniele è stata una rivelazione, e anche lui se n'è accorto, e quindi secondo me avrà avuto anche lui il suo bel piacere di scoprire una cosa del genere, e non come diceva lui, che non poteva coesistere con un giocatore del genere, insomma. È stato secondo me per lui anche una sorpresa. Certo, qui mi chiedono se ormai Gerson è lontano ricordo per la Roma. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì, perché non è mai entrato in nessuna situazione, secondo me è un giocatore così, è stato uno sbaglio prenderlo, ecco via. Uno sbaglio, oppure è questo signore toscano che fa l'allenatore che non ha saputo valorizzarlo? Perché se tu prendi un ragazzo di 20 anni che al suo paese ha giocato sempre da trequartista, non è abile al campionato italiano perché ancora non lo conosce, me lo schieri all'ala destra nella partita di cartello contro la Juventus, oppure mi metti Vermaelen a marcare Muriel della Sampdoria, per me questi sono errori che un allenatore di quel livello non dovrebbe assolutamente commettere. Un errore tattico sicuramente. Però io torno a ripetere una cosa, Roberto: tu hai a disposizione questo giocatore tutta la settimana, due volte al giorno, in sedute di allenamento, avrai fatto talmente tante di quelle prove che avrai visto dove questo signore potrebbe dare di più, dove potrebbe dare di meno. E allora non capisco questi sbagli grossolani, che come dici tu, Roberto, è uno sbaglio grossolano, no? E quindi non riesco a capire come possa succedere una cosa del genere. Allora, evidenziamo un attimo questo lato, perché qualcuno mi scrive: ti sta antipatico Spalletti? No, a me Spalletti non sta antipatico, perché no, poi io non no, giudico no. L'essere umano, io giudico l'allenatore sul campo. No, un allenatore degno di rango, questi sbagli a ripetizione non li commette, perché qui mi scrive: hanno commesso sbagli anche Mourinho, Lidl, ma per carità, chi lo mette in dubbio? Però attenzione, prendo per esempio Mourinho, e qui esco un attimo fuori casa, no? Mourinho giocava col 4-3-3, venne in Italia, prese l'Inter, cominciò a vedere che col 4-3-3 prendeva ammazzate o pareggiava anche partite contro la Sampdoria, all'epoca non ricordo chi fossero le mediocri squadre della Serie A. Decise a un certo punto di prendere Cambiasso, arretrarlo davanti alla difesa, fare il cambiare 4-4, modulo, cioè 4-4-2 col 4 di centrocampo a rombo e i due d'attacco che erano uno era Eto'o e l'altro era il centravanti che veniva dal Genoa. Aveva un attacco formidabile, esatto. Comunque però Mourinho, che è Mourinho, ha fatto tesoro dei giocatori che aveva e ha detto: allora modifichiamo un po', c'ho Cambiasso che è trequartista, non regge più l'urto, non ce la fa più a correre, davanti alla difesa è una roccia. Tutti a criticarlo, perché secondo noi tutti, pure dall'esterno, era una fesseria immensa.
fu quella l'arma vincente che fece vincere Scudetto, Coppa Italia e Coppa dei Campioni. Non solo Cambiasso, chiaramente, però la collocazione diversa di questo giocatore che ormai non correva più, aveva dato tutto anche in Spagna, la tecnica e la Esatto. saggezza e l'astuzia fecero sì che l'Inter avesse avuto un filtro a centrocampo che prima non possedeva. Allora, qui, quando io mi vedo Vermaelen che deve marcare un motore da 200 km all'ora come Muriel, Fazio che mi deve marcare Mertens perché quella è stata una bestemmia di quelle numero uno, Gerson all'ala destra contro la Juventus, questi sono tutti i punti che oggi tu piangi. Ne ha fatti di errori, ma ne ha fatti tantissimi. Però diciamo a Roberto, un sostituto vero e proprio adesso sulla piazza in Italia non so se c'è. No, è vero. All'estero non vedo chi possa prendersi questa responsabilità di venire a Roma e quindi io opto Sì. sempre. Parlo per me stesso, per una permanenza sua, tutto qua, ecco. O Credo che altrimenti. sia la soluzione migliore. Poi, Oppure certo. altrimenti tu devi trovare un allenatore che predica lo stesso gioco e Sì. continuare con quell'allenatore. Potrebbe essere anche quello. Non so. Sì, Però chi vai però. a prendere? Eusebio Di Bravo. Francesco, con tutto il rispetto per Bravo. Eusebio che è un ottimo amico, attenzione. Con il Sassuolo per me è il non plus ultra, con il Sassuolo. Qui a Roma io non lo so quanto potrebbe Sì, rendere. Poi magari i fatti. sono due piazze completamente diverse, Roberto. Ti rendi conto che significa Sì, da i fatti Sassuolo magari ci passare? scolpiscono, caro Umberto, e magari Di Francesco qui fa l'apoteosi. Tutto può Ma succedere, per carità, però. torniamo ai sogni dei ragazzi di ieri sera, no? A questo Vero? punto, Sì. perché può darsi che, cioè ci può anche smentire, certo, ma uno lo spera. Però è un rischio molto molto elevato. È E una quindi scommessa praticamente che la Roma non si può permettere. è una scommessa, certo, abbiamo la certezza di un allenatore che insomma non gli si può dire nulla, anche se ha fatto errori in continuazione, ma chi è che non ne fa? Però è una persona che conosce l'ambiente, che si è instaurato, che può. Cioè, ma a me sembra la cosa migliore da fare. Quello di Poi continuare con Spalletti, certo. Poi dopo credo, credo, credo che noi sia così. diciamo che nelle mura segrete della S Roma non sappiamo cosa sta Non bollendo in sappiamo, pentolo. Magari stanno solo aspettando la certo. fine del campionato per annunciare il nuovo allenatore, che è già tutto finito. Probabilmente sarà anche così, che ognuno arrivede alla fine del campionato, si saluteranno e ognuno prenderà la propria strada. È Già vero. fatto, già discusso, già messo nero su bianco, non lo so, È vero. noi da esterno che possiamo Vabbè, noi fare, Roberto? giudichiamo sempre dall'esterno, Sperare chiaramente. Allora, per la nostra. Sì, dimmi, 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 Roberto. mancano 26 ore all'inizio della partita. 26 ore, esattamente Sì. 25:58. Ecco. L'osservatore Umberto Liberti, come la vede sta partita? Cioè, praticamente palla al centro, quattro schiaffoni, andiamo a casa e ci prendiamo questi 3 punti, oppure. Occhio ai clivensi di Verona perché ci terranno a fare bella figura. Io parlo sempre con parsimonia, con garbo, via. Ma i quattro schiaffoni mi piacerebbe moltissimo, ma non credo che sarà così. Sarà una partita molto tattica e sarà sicuramente un impegno non indifferente. Sembra tutto facile, ma non è tutto facile. Compresa l'ultima col Genoa, secondo me non è una partita facile. E comunque Chievo-Roma sarà ancora più difficile. Oh, anche perché se il Genoa venisse risucchiato dopo domenica nella lotta per non retrocedere, cominceranno a diventare tre, cioè Crotone, Empoli e Genoa. Quindi questi verranno a Roma non per guardare la città o andare dal Papa, ma per giocarsela la partita. Sì, infatti sono due partite, guarda Roberto, non ci poteva capitare, diciamo, di peggio, vabbè, insomma, via. Diciamola così. Però ecco, Chievo-Roma e Roma-Genova sono due partite vere.
Vero, proprio. E come ripeto, perché ci siamo ridotti alle ultime due partite non riesco a capirlo. Quanti rimpianti ha Umberto Liberti con la Roma? No, non ne voglio parlare, guarda Uno Roberto, solo, uno perché solo, altrimenti... senza addentrarci troppo, uno solo. Quei famosi 4 punti ci mancano da morire, guarda, veramente ci mancano da morire. E non si può tornare indietro, Roberto. No, non E si può questo tornare. è un grandissimo rammarico, solo quello, e basta. È un grandissimo rammarico, però non si può far nulla momentaneamente, No, dobbiamo no, solo stare a nulla. guardare. Dobbiamo fare il nostro sia con il Chievo che con il Genoa e basta, Quindi punto, questi tutto 6 qua il discorso. punti che blindano il secondo posto nostro Ecco, meritato, anche se il meritato, Napoli sta meritato. lì dietro col fiato sul collo, cioè l'abbiamo fatto avvicinare troppo, Perché secondo me. un punto è una cosa, guarda, irrisoria, veramente, irrisoria, non ti puoi permettere di sbagliare nulla che può accadere di tutto. Può accadere veramente di tutto. Beh, Umberto, noi ci lasciamo con il più forte Forza Roma, dal luogo dove sto non lo posso urlare, però lo posso enunciare, questo sì. enunciare, sì, certo. Anche io non è che posso gridare, comunque è normale che è così, insomma, se via. stavamo in collegamento audio-video in diretta dalla curva dello Stadio Olimpico, forse i nostri toni erano un po' più alti, magari. O dalla tribunetta di Antonio De O Bartolo, come dalla abbiamo fatto tribunetta di ieri. Antonio De Bartolo, dove qui Manuela Faustini, che è la direttrice di programmazione, mi ha detto: ho visto certe scene, certo eravate proprio agitati, ma Sì. agitati perché facevamo il tifo per la Roma. E poi l'applauso dell'inizio, praticamente ci hanno tutti attribuito la paternità quando Antonio ha detto: e mo basta, no? E andiamo. Certo. Ma quando vado io comunque ho visto che è sempre così, perché io poi partecipo alla trasmissione, mi Certo. piace farmi sentire, Poi ecco, la perché coincidenza aveva. Esatto. altrimenti che vado a fare? Giusto, Poi non c'era stata la Roberto? coincidenza di trovarci uniti, perché Sì. praticamente io anche, diciamo, in altre trasmissioni, anni e anni passati, mi chiamavano pure come capoclac, tra parentesi. Sì, beh, certo, Allora, capirà, ci ce siamo. l'hai nel Ieri sera ci siamo. sangue, ti ho Ci siamo visto. trovati insieme, abbiamo Sì, trascinato tutti, anche il tutti. freddo tricologo che è arrivato all'ultimo. Alla fine, Ah, sì. sì, ma mi sono sentito dire: ma siete veramente un grande gruppo, una grande famiglia? Io pensavo molto più statici, freddi. Dico qua, qui No, scordatelo. no, 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 no. Bisogna partecipare e vederle dal vivo, viverle queste situazioni, altrimenti dall'esterno non si può capire, È vero, Roberto. è vero. Umberto Liberti, grazie di essere intervenuto. Ti chiedo scusa se Ma nell'eventualità io, che ti avessimo disturbato, ma però. per carità, ma che scherzi, è sempre un piacere parlare con te, Ed è un Roberto. piacere immenso ascoltare la tua voce e i tuoi E con commenti. i vostri ascoltatori, chiaramente, non ci siamo soltanto noi, speriamo che No, siamo in no. tanti. L'anima la facciamo noi qui della redazione, E chiaramente. infatti, L'anima la fate voi, perché se voi non siete vivi ad esporre le vostre idee, diventa una interrogazione scolastica. no, E no, no, il certo. fulcro di tutto sono le persone che si fermano ad ascoltare, e in diretta e in differita. E a questo proposito, perché io di solito sono contrario a enunciare tabelline numeriche, però stavolta faccio un'eccezione. Allora, Liberti, la scorsa settimana, quindi mi riferisco a Umberto Liberti, perché come tu sai noi dividiamo in cornici adesso i commenti sulla Roma, così chi vuol sentire sull'Umberto sente sull'Umberto, chi li vuol sentire tutti se li sente tutti tranquillamente, no? Allora, Umberto Certo. Liberti è stato ascoltato da 422 persone, ok? 422 visualizzazioni. Poi Spreaker oggi fa una differenza, ti prende gli ascoltatori globali e gli ascoltatori totali. Cosa vuol dire? Che su 600 persone rotte persone che hanno ascoltato, chi per 3 secondi, chi per 10 minuti, chi per 2 minuti e via discorrendo, ce ne sono stati invece 150 che hanno ascoltato il tuo insert dall'inizio alla fine. Quindi, diciamo, per essere tra virgolette l'ultimo entrato, non perché sei l'ultimo, perché in ordine cronologico,
Sì, Esatto, certo. diciamo che le persone, o come le chiama qualcuno, la gente, ha scoperto un'altra persona che parla schietto, tranquillo, sincero e parla in modo sereno della Roma, sia quando gioca bene, sia quando gioca meno bene. Allora, da adesso in poi io spero che quando tu potrai e vorrai, noi ti potremo intervistare, parlare della Roma e poi se oltre la Roma vogliamo parlare anche di cronaca e di attualità non ci sono problemi, noi spaziamo a 360 gradi. Per esempio ti posso dire che abbiamo Maria Concetta da Catania, che da Catania per Catania Sound cura l'Inter, vabbè, interista ragazzi, non è che è un Va reato, bene, cioè ci ha è scritto in una. privato, complimenti al signor Umberto, perché ragiona saggiamente, nonostante che Roberto ha tentato di provocarlo per farlo uscire fuori dal guscio, mantiene un equilibrio davvero perfetto. No, io a me fa piacere tantissimo ad ascoltare queste cose che mi stai dicendo tu, Roberto, e sono veramente onorato, essendo l'ultimo, come dici tu, uno degli ultimi.